3, 2, 1. We have engine start. This is Antares, NG-13 mission from Wallops Flight Facility. Rifornimenti in arrivo per l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. È in orbita, in viaggio verso la IS, la nave cargo Cygnus, oltre 3 tonnellate tra provviste, alta tecnologia ed esperimenti scientifici. L'astronave da carico di Northrop Grumman, espressione della competenza italiana nel settore dei moduli spaziali, è stata lanciata il 15 febbraio da un razzo Antares e stanotte sarà catturata e agganciata alla stazione tramite il braccio robotico Canadarm. Tra i payload, esperimenti per lo studio degli effetti della microgravità sui batteriofagi, virus che attaccano i batteri. Il carico include il primo microscopio elettronico a scansione, chiamato MOCI, e un nuovo sistema di comunicazione per il modulo Columbus che fornirà una maggiore larghezza di banda. Il Cigno si sgancerà dalla stazione a maggio portando con sé quasi 4 tonnellate di rifiuti che bruceranno in atmosfera. Questo lancio è stato anticipato di un paio di mesi rispetto al programma, ma in futuro le spedizioni saranno più distanziate, almeno fino all'avvio dei voli delle capsule private per equipaggio Dragon e Starliner. Dopo aprile, infatti, la crew di bordo sarà per la prima volta ridotta a 3 persone, con un solo astronauta americano, Chris Cassidy. Cruciale per la NASA, dunque, anche per il futuro della stazione, sarà l'esito del programma umano commerciale, con SpaceX attualmente in testa sul competitor Boeing, che punta al debutto già ad aprile.